Partiamo dal risultato ormai di parità. Lanzio Lavinio chiude in parità contro il Divino Amore, l'avversario comunque si era presentato qui con forti di 4 vittorie. Di Lorenzo però si era messa bene anche il suggerimento che aveva portato al gol per il vantaggio di Ruzza. No, sì, di occasioni ce ne abbiamo avute molte, cioè soprattutto primo tempo, inizio secondo tempo, cioè abbiamo rischiato poco, il gol è stato un colpo di sfortuna e basta, cioè hanno creato molto meno e purtroppo è andata così alla fine, però abbiamo retto bene il risultato quasi fino alla fine. Serviva essere magari un po' più incisivi e gestire meglio il vantaggio? Probabilmente sì, però nonostante il risultato abbiamo fatto una buona partita secondo me. Mantese invece, come mai non si riesce a gestire questo risultato, cosa che magari l'anno scorso si faceva con molta più facilità? Forse sono cambiate anche un po' le formazioni avversarie, sono un po' più duttili. Beh, questa squadra è la prima volta che la incontriamo, e effettivamente sta a pieni punti come noi, si vede, insomma, una bella difesa, e anche se hanno creato poco, però alla fine sono riusciti a farci un gol. Purtroppo sempre negli ultimi 5 minuti un po' ci perdiamo e anche questa volta, negli ultimi 5 minuti, ce l'hanno fatto. Ecco, fino a questo momento della stagione, che impressione ti ha fatto questo campionato? No, buono, anche se siamo all'inizio, sono appena 3 partite, 4 credo, non mi ricordo. Però bene, siamo partiti abbastanza bene, quando ci sono anche nuovi elementi e stiamo facendo comunque bene. Non male, sì.